Allora, io al contrario di alcuni discorsi sentiti o letti, voglio dire che secondo me il Livorno, anche se non ha fatto un'eccellente, una buonissima partita, ne ha fatto una discreta. Perché ne ha fatto una discreta partita? Perché lasciando stare il fatto che comunque non si è riuscito a fare gol, hai rischiato addirittura di prendere almeno uno, soprattutto sono resi pericolosi con la punizione del tempo che ha preso il palo. Va anche detto, secondo me, che Livorno comunque, a parte che secondo me si è reso sicuramente più pericoloso dell'Entella, il Livorno non bisogna scordarci che comunque ha, diciamo, questa partita ha avuto dei fattori che l'hanno condizionato piuttosto importanti e piuttosto negativi. Cioè, innanzitutto partiamo dal fatto che l'Entella, per quanto riguarda quest'anno, in casa, mi pare, a parte il Cagliari, è una squadra che contro la quale chiunque ci vada a giocare ci esce male, o perlomeno sicuramente non ci esce bene o benissimo. Secondo Osa, appunto, giocava in trasferta, è una cosa che Livorno, non da quest'anno, ma non solo Livorno, ma tutte le squadre in trasferta di solito rendono peggio. E terza cosa, anche se c'è un'importanza minima, però se vuoi provare a fare del gioco, o magari ti cambia giocare, insomma, tira fuori la tecnica, no, si condiziona. C'era anche il fattore pioggia. Chiaramente questo discorso valeva anche per loro, ci mancherebbe. Però diciamo che una squadra, non come il Livorno, però una squadra che di solito va a provare a fare qualcosa, come però quest'anno, almeno sino ad ora, il Livorno ha fatto quasi sempre vedere, secondo me il fattore campo, il fattore pioggia può essere una cosa disturbante, secondo me. Però questa è la nostra minima parte. La nostra principale è il fatto che giocava in trasferta, giocava in Trentella, che fino ad ora, tra virgolette, ha creato una sorta di fortezza in casa, ecco. Però, oltre a questo, perché io penso che Livorno abbia fatto una partita discreta? Perché, innanzitutto, è stato sicuramente molto più per tutta la partita, soprattutto nel primo tempo, fra l'altro parentesi, incredibilmente, che di solito succede l'opposto, è stato sicuramente più pericoloso dell'Entella. Perché è vero che, appunto, come ho detto prima, l'Entella ha preso il palo, però se si va a vedere, sì, a parte il palo e qualche azione c'era creata, bene o male, nei minuti, diciamo, chiamiamoli circostanti, nel senso più o meno nel minuto stesso che ha preso il palo, perché diciamo che l'Entella si è reso pericoloso metà, forse un po' più di metà del secondo tempo, poi meno male, con tutto rispetto basta. A parte questa cosa lì, il Livorno comunque secondo me è una cosa che ne va dato merito, e qui entra il gioco partita discreta e non buona, ottima assolutamente no, perché purtroppo il Dijon ha fatto a sprazzi. Però discrete è stato il fatto che comunque Livorno mi ha garbato perché, tra virgolette, è stato baggiato di furbizia. Cosa che però purtroppo questa furbizia si è limitata, cioè è stata limitata, è stata vincolata. Perché appunto poi non è concretizzato ciò che ha creato, e per questo secondo me non è fatta una buona partita. Ecco, è fatta discreta, perché se ci metti per pizzo di concretizzazione, che non c'è mai avuto, però c'è avuto nella scorsa partita, ti dicevo il Livorno ha giocato bene, o perlomeno ha fatto una buona partita perché è stato furbo e è riuscito a completare questa furbizia. Ci siete? Vi spiego perché. Perché non so se avete notato, e penso, vabbè, lo sappiate. Allora, quando piove, il campo è bagnato, il pallone lo è altrettanto. Il rimbalzo, no? Di quando tiri, o addirittura quando fa passaggio, quando fa cross, quello che vi pare, e tocca terra, non è uguale. Vabbè, ecco, è arrivato lo scemo, meno male ce l'ha detto. No, perché voglio dire questo? Perché Livorno mi ha garbato, soprattutto il primo tempo, che ha provato svariate volte a tirare da fuori aria. Indipendentemente dal fatto che ci potesse arrivare o no, ma credo no, perché comunque Rentella, da anche loro, giustamente, hanno visto che Livorno, se lo chiudi in difesa, purtroppo, almeno per quanto riguarda ieri, non riusciva a, diciamo, a entrare, a penetrare bene, ecco. Quindi Livorno era costretto a tirare fuori aria. Però a volte non ci ha nemmeno provato ad entrare, e tirava soprattutto a fuori aria. E lì mi è garbato Livorno. Perché? A parte il fatto, come dico sempre, che per una squadra come Livorno, come magari altre, è tra virgolette, cioè non ti puoi aspettare chissà cosa, ecco. Cioè, il fatto di entrare nell'area a fare triangolazione lì è difficile, molto difficile. Quindi è una cosa quasi normale che Livorno, non tanto perché gioca in Trentella, perché c'è il fattore campo e tant'altro, comunque quasi normale che Livorno riesca male a entrare nell'area. Però
Specialmente ieri il Livorno mi ha garbato perché non ci hanno mai provato. E dice, ma come fai? Sì. Mi ha garbato perché appunto, ora finisco il discorso che l'ho allungato tantissimo, che voleva sfruttare il fattore campo bagnato del rimbalzo ingannevole, ecco. E quello mi ha garbato di furbizia. È per quello che Diossero mi ha fatto una discreta partita. Perché ieri, se il portiere di loro non fosse stato così bravo, io spero per lui che sia stato bravo e non sia stata solamente fortuna questa cosa lì, probabilmente almeno un go, se non due, le facevi. Vedi specialmente il tiro velo di Aramu, quello di Pasquato. E poi anche se, beh, lì non è che ha tirato, ha fatto un cross, si è vantaggiato, la buttava dentro il secondo tempo, a posto di prenderla tipo quasi punta e buttarla fuori di poco. Ti ho detto, almeno due punti, due gol potevi fare. Comunque, questo era il perché della mia idea, della mia opinione che ho detto prima su quanto riguarda questo mio Livorno a parte una partita discreta. Me, diciamo, è garbato perché io l'ho visto già di furbizia. Dici, il campo è bagnato, porta scendevi male. Poi, con tutto il rispetto, noi siamo una squadra, anche se il campo era asciutto, il fatto di entrare dentro l'area è difficile, nel senso, a livello di arrivarci con un grandissimo gioco, perché non tirare da fuori aria e provare magari a vedere se ci sa un po' di culo, il pallone rimbalza male e frega il portiere. E mi è garbato per questo, mi è garbato Livorno. Quindi niente, questo era, diciamo, anche se questa volta è durato molto più delle altre partite, il resoconto secondo me della partita di Livorno. Però ora, parlando brevemente e anche per concludere, come sempre, parliamo del primo e del secondo tempo. Allora, come ho detto prima, incredibilmente il Livorno stavolta, secondo me, più che ha giocato meglio, si è reso molto più pericoloso nel primo tempo. Primo tempo, pallone del gioco clamorosamente nostro, Entella chiuso dietro, clamorosamente, giocavano in 38 in difesa, cosa che comunque è stata efficace, ci mancherebbe, però. Appunto, Livorno molto più offensivo, ha provato veramente a fare tanto, con tiri appunto da fuori specialmente, però purtroppo 0-0. Resta il fatto che se non mi ha detto, vai, se io tiro sì, prima o poi prendo un gol. No, sta arrivando al secondo tempo, stavolta la reazione c'è stata da parte dell'Entella, che anziché farsi schiacciare ha deciso di salire un po' su, ecco, magari rischiare un po', e fra l'altro è stato anche addirittura pericoloso. Vedi la punizione che mi ha detto prima, che addirittura loro, grazie alla punizione guadagnata poco più fuori, il limite dell'area, hanno preso il palo. Poi sono state altre occasioni, comunque sono stati pericolosi. Resta di fatto però che questa pericolosità è terminata, credo io, non lo so di preciso, però verso il 25esimo, 30esimo del secondo tempo, e poi siamo tornati un po' all'attacco noi, ma bene o male la partita è rimasta equilibrata. Quindi, per concludere, cosa che non ho detto all'inizio video, secondo me lo 0-0 è un risultato giusto, ma non giustissimo. Giustissimo era se forse andavamo a vincere noi, magari di un gol solo, perché comunque Nintella, anche loro, non hanno giocato male, perché se volevamo pareggiare hanno giocato bene, ci hanno fatto tutto per poterla pareggiare questa partita lì. Quindi direi che 1-0-0, 1-0 sono i risultati quelli più, 1-0 a favore nostro, chiaramente potevano essere i risultati quelli un po' più giusti. Purtroppo per noi alla fine, purtroppo relativamente, perché visto poi la partita forse ci può anche andare bene il risultato dello 0-0, però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare come quasi sempre vanto creato. Rimane un po' da lavare in bocca, però alla fine dai, vediamo tutte le cose che hanno condizionato la partita, vediamo la Entella che in casa, come ho detto prima, c'è una sorta di fortezza e tanto altro, ce ne può anche andare bene. Possiamo ritenerci un po' soddisfatti, ecco, almeno secondo me. Quindi niente, ora se non sbaglio la prossima si gioca in casa, quindi speriamo, magari, non lo so, di tenere comunque la voglia, perché per il mio si è vista la voglia comunque di Livorno di portare a casa 3 punti, purtroppo ne ha portato a casa solo uno, però la voglia secondo me c'era. Cerchiamo di tenere questa, appunto, questa voglia lì, e cerchiamo appunto di almeno, dai, concretizzare qualcosa, perché ieri per fortuna o meno c'erano occasioni da sfruttare e purtroppo sono sfruttate. Ultima cosa, e poi davvero vi lascio stare, mi scuso se il video è durato così tanto, è che ieri sono stato mezzo in mezzo, vai, sono stato contentino di aver visto, vantaggiato, che ha giocato il titolare
A si vedrebbe 90 minuti nelle gambe, però, e spero che sto a sapere, la condizione non è ancora ottimale. Ottimale perché? Perché un poinino, un pochinino arrancava, anche se comunque le gambe ce la facevano. E poi è vero che quando sono in infortunio magari hai perso un po' quella, tra virgolette, se sei un attaccante, l'uscita sotto porta che c'è prima di andare appunto in infortunio, però di cazzo, ieri soprattutto l'occasione nel primo tempo, che anche se era fuori gioco, però l'aveva tirata in bocca al portiere, e quel terzo tempo che non si è capito se volesse fare, se volesse tirare, se lo volesse stoppare lì, cazzo, un vantaggiato, vi ricordo io quello lì di inizio anno, ma anche l'anno scorso la scoppiava dentro. Ecco, quindi diciamo sono contento che c'è a livello di in campo e di gambe, però sono un po' dispiaciuto sul fatto che cazzo, vantaggiato, ti ricordavo diverso. Ecco, vabbè, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Va bene tra virgolette il pareggio, e niente, speriamo dalla prossima partita di tornare alla vittoria. Via, detto questo vi saluto, spero abbiate capito il discorso di scheda partita, il perché, e niente, ciao a tutti.